l'aggiornamento professionale accreditato ECM qua a Medico Pontusano. È motivo di orgoglio per noi essere qui per varie ragioni. In primis, sicuramente troviamo il fatto che noi possiamo venire quante volte vogliamo, ma il feedback che ci date voi e soprattutto il fatto che siamo riusciti a creare una corte di professionisti assidui nel voler frequentare i nostri corsi e soprattutto dimostrare l'umiltà intellettuale che è la condizione imprescindibile per fare formazione sottesa al miglioramento della propria professione, per noi questo è un motivo di grande soddisfazione. Sempre più numerosi e nonostante le difficoltà logistiche, siamo in estate, siamo di sabato e tante situazioni contingenti che approfondiremo più in là, riusciamo lo stesso a organizzare corsi che qualitativamente e quantitativamente hanno una buona risposta. Corso di oggi intitolato Può capitare, cosa fare, cosa devo fare, corso teorico pratico multitematico in emergenza extra ospedaliera. Argomento che può sembrare magari proprio poco appropriato, essendo tutti professionisti che operiamo nell'ambito ospedaliero della sanità, però avremo modo, quando una a una saranno esposte le relazioni, di eviscerare quali sono le motivazioni che ci hanno portato a creare questo corso. Perché il professionista sanitario non ha un limite operativo. Noi siamo, quando si tratta di emergenza e urgenza, noi abbiamo il dovere morale, deontologico, etico e anche normativo, soprattutto normativo, di intervenire e prestare la nostra opera professionale. Noi come associazione culturale ELP ci occupiamo da tempo di emergenza e non formiamo solo sanitari. Noi stamattina non siamo solo sanitari, siamo sanitari di vario tipo, abbiamo professioni tecniche, infermieri, medici, abbiamo con grande piacere una nuova figura che si è posta ai nostri corsi che sono i veterinari, abbiamo fisioterapisti, abbiamo OSS, abbiamo una popolazione varia di professionisti che vengono a fare i corsi. E il messaggio che vogliamo lanciare è uno solo in primis: nessuno è depositario esclusivo dell'emergenza. Quando c'è l'emergenza siamo tutti chiamati a partecipare. Noi nei corsi che faremo di PBLSD, il prossimo sarà il 12 luglio, e anche a luglio faremo un BLSD o due, non formiamo solo sanitari, formiamo anche i laici. Nell'emergenza tutti abbiamo un ruolo decisivo per poter salvare una vita. E siccome l'emergenza per strada può capitare a tutti, abbiamo deciso anche di formarci per quanto riguarda le emergenze extra ospedaliere. Perché è vero che tutti devono sapere intervenire, ma noi non possiamo dire non so fare, non sapevo questo, disconosco eccetera eccetera, proprio in virtù del fatto che siamo professionisti e siamo esposti a degli obblighi che non sono solo etici e deontologici, ma sottolineo, enfatizzo il concetto, anche normativi. E diamo subito apertura ai lavori, introduco Giuseppe Casile, presidente della nostra associazione culturale ELP, il quale oltre ai suoi saluti e ringraziamenti, anzi approfitto anch'io per fare i ringraziamenti non solo a voi che siete presenti, anche a chi ci ha ospitato, a Gaetano, a Santino, che in questi giorni hanno lavorato duramente per creare il primo corso all'aperto che noi abbiamo fatto. Quindi vedete, questa, la location nella quale in questo momento alberghiamo è frutto di un lavoro che spesso non si vede, ma è il lavoro imprescindibile per arrivare a costruire dei corsi. Quindi grazie a voi, grazie a loro. Passo subito la parola a Casile. Grazie. Buongiorno a tutti, quindi possiamo dare inizio ai lavori di oggi parlando proprio di emergenze extraospedaliere. Iniziamo dicendo che già sempre l'uomo ha avuto la necessità di dare un perché agli eventi con cui veniva colpito. Infatti già i popoli antichi si facevano e si rifacevano alle divinità e alla religione. Poi quando si arriva al periodo romano si vede un minimo di organizzazione in materia di nascita delle prime squadre e di vigili di soccorso, quindi si inizia a fare qualcosa. Poi ci furono alcuni eventi che molti di voi hanno sentito: 1908, terremoto devastante, e il problema che i soccorsi che allora dovevano arrivare dal nord Italia tardarono ad arrivare. I morti furono 130.000 e non so se sapete che il primo soccorso fu offerto dalla Marina Rossa.
poi ce ne furono altri, insomma. A proposito, questo corso non vuole essere un riepilogo delle disgrazie che sono successe e di quelle che dovranno succedere, però siamo partiti dal fatto che purtroppo può capitare, quindi se può capitare meglio essere preparati, e diciamo noi che l'emergenza si fa sempre in tempo di pace. Nel corso del tempo poi iniziarono a esserci mezzi di comunicazione, la TV entrò nelle case degli italiani, così che due terremoti importanti per l'Italia nel 1976 e nel 1980 diedero il là e si iniziò a parlare un po' e a capire come i soccorsi spesso, quando succede qualcosa, sono inefficaci. Ora io vi volevo fare riflettere soltanto su una cosa: immaginate, sul merito c'è solo una postazione, per quanto io sappia, di 118 all'ospedale di merito. Immaginate se c'è un terremoto, pensate solo dove va prima, dove può andare, in un posto può andare, quindi non so dove andrà per prima. E in effetti è proprio così, anche nel 1980, guardate questi dati, 126 comuni coinvolti, 300.000 case distrutte, 2.735 morti e 800 feriti. Quindi alla fine c'è un dato comune, quando parliamo di maxi emergenza c'è l'inadeguatezza dei soccorsi. I tentativi di organizzare uomini e risorse risultano sempre carenti, perché purtroppo c'è sempre questa differenza e questa disparità. Ecco perché non possiamo più permetterci il lusso di improvvisare, dobbiamo sapere cosa fare se mai succede qualcosa. Ecco perché il corso può capitare. Oggi vedremo in questo corso, che poi abbiamo riservato la parte pratica, cosa sappiamo fare, ma soprattutto cosa dobbiamo saper fare, perché non è detto che il nostro saper fare sia quello che può essere il più corretto in queste situazioni. Ci sono diversi eventi naturali, insomma, che ci sono, spesso è colpa anche dell'uomo di cosa può succedere, però quello che ci interessa, insomma, qui in questa slide vi suddividiamo le varie catastrofi come possono succedere, ma non mi soffermo perché poi i colleghi spiegheranno meglio. Il problema nostro qual è? L'emergenza sanitaria, e ce n'è di questi problemi. Questa tabella dell'Italia dimostra il rischio sismico, se è d'accordo con me, non vi sto dicendo niente di nuovo, ovviamente noi siamo qua sotto Calabria e siamo praticamente zona 1, dove è la zona più pericolosa. Ma ci sono, tra l'altro, quello che dicevamo prima, abbiamo bisogno anche dei veterinari, perché anche loro in questi terremoti hanno dato un impulso importante. C'è per esempio anche lo smaltimento degli animali morti o rifiuti di origine animale. C'è il randagismo, un'altra cosa che succede quando succedono queste maxi emergenze, queste catastrofe, perché spesso i proprietari muoiono e poi gli animali rimangono in giro da soli. Qui c'è anche il sisma dell'Abruzzo, vi porto anche quest'altri dati, dove alla fine c'era proprio di tutto, dove dovevano andare anche i veterinari ad agire e a fare il loro lavoro. Ecco perché il corso si intitola Maxi Emergenza Multitematica. Diceva Peppe, se siamo tutti gli infermieri e tutti i medici di questo mondo non possiamo bastare, comunque c'è bisogno di tutte le professioni sanitarie. Abbiamo anche il problema idrogeologico da noi, e qui vedete come anche questo, insomma, ci riguarda abbastanza, e se non bastasse c'è anche il problema del rischio vulcanico, e siamo vicini a due grossi vulcani, insomma, in piena attività. Quando si parla di vulcani, guardate che rischio sanitario, ce ne sono tanti: proiettili balistici, flusso di lava, valanghe, detriti, emissione di gas, eccetera, eccetera, cadute di cenere. Insomma, anche il essere preparati per un'evidenza del genere, e qui ce ne accorgiamo. Basta che l'Etna erupti un po' di più e arriva immediatamente la cenere, il confiscolo qui dalle nostre parti. Quindi anche questo è un rischio che dobbiamo tenere conto. Gli incendi boschivi, anche questi sono nostra calamità, e purtroppo vanno ad esserci nel problema italiano. E la crisi idrica, anche questo, perché quando succede qualcosa, la prima cosa che salta sono proprio le condutture. Già ce l'abbiamo di base, abbiamo il problema dell'acqua. Immaginate, con un terremoto serio, alla fine proprio diventa un problema aggiuntivo. Ecco perché ormai si parla di medicina delle catastrofi, cioè quella banca della medicina che opera per negli eventi catastrofici, ha gli obiettivi: operare in fretta, al meglio trattare più vittime possibile, limitare le sequele e limitare le perdite. A fine corso oggi vi daremo questo obiettivo, vi faremo vedere questo obiettivo, come si opera in fretta meglio e come si trattano più persone possibile.
L'obiettivo di questo corso è imparare a salvare il personale possibile proprio in una situazione del genere. Quindi vedremo come sapere, come saper fare e come saper essere. Vedrete poi nella parte pratica gli attori sono abbastanza bravi, non vi spaventate se gridano, poi è comunque una cosa normale, lo fanno normalmente, proprio perché le crisi di panico, queste cose, sono una delle cose principali quando si ha a che fare con un'emergenza, una macchina emergenza. È chiaro quindi che noi siamo abituati a questo, l'emergenza ordinaria, chi lavora in emergenza, cioè pochi feriti e le risorse bastano. Quando si parla di emergenza straordinaria, ci sono numero di feriti, numero di richieste elevate alle risorse. Le risorse non bastano. Basta pensare soltanto a quando succede un incidente su una coinvolte 3-4 autovetture. Già ci sono grosse difficoltà. Il 118 spesso deve andare ad attingere da altri posti, quindi deve arrivare l'ambulanza, dove li libera, se sia Reggio, Lodi, dove che sia libera, insomma li manda. Immaginate con un terremoto quello che può succedere. Vedrete poi, vi abbiamo fatto vedere tutte le varie tipi di catastrofi che ci sono, vi suddividiamo e poi i colleghi spiegheranno meglio questo. E bisogna sapere che esiste la protezione civile. E per quanto ne possiamo dire, sappiate che la nostra protezione civile è una delle migliori al mondo. Per la prima volta riusciamo a superare anche l'America. L'America ha fatto veramente, ultimamente, non è stata proprio eccellente. Esempio emblematico, le torri gemelle, dove lì i sanitari hanno sbagliato, pensate, che col solo posizionamento delle ambulanze ne hanno perso 52 nel crollo delle torri, perché avevano sbagliato a posizionare le ambulanze. Noi insomma in Italia iniziamo a difenderci. Si fa previsione, prevenzione, soccorso, ma poi c'è anche il ripristino della vita sociale. Ecco perché abbiamo inclusi tutti, perché ci vogliono anche le figure di supporto, ci vuole il psicologo, tutti quelli che possono poi dare un senso al continuo della vita. Strutture operative, chi fa parte della protezione civile? Fanno parte tutti che qui vedete, ci sono le organizzazioni di volontariato. Abbiamo affidato tra l'altro l'esercitazione alla Croce Rossa, perché anche loro comunque in questi casi vengono chiamati e sono sicuramente delle risorse che ci interessano. Imparerete dei termini, crash, cantiere, un'ora di recupero, un'ora di evacuazione. E praticamente è questa. Come si fa la medicina delle catastrofi? La medicina delle catastrofi non si fa, prendo il paziente e lo porto in ospedale. Non funziona così. È semplicemente una perdita di tempo per il sistema dei soccorsi e soprattutto per il paziente. Vedete invece come si fa, qui c'è dove è successo l'evento, c'è una prima noria di recupero, si fa un posto medico avanzato, poi la noria di evacuazione e si porta in ospedale. Quindi capite, oggi vi faremo vedere proprio questo aspetto, la zona che si chiama del crash, cioè dove è avvenuto l'evento. Ok, io vi ringrazio per avermi ascoltato, possiamo andare avanti con le presentazioni. Grazie. Ecco, un applauso per te. Ci ha fatto capire dei concetti importanti. Spesso noi magari diciamo, ma che cosa deve succedere affinché si possa creare una maxi emergenza? Veramente basta poco. Lui ha citato il pulviscolo dell'Etna. Immaginate una eruzione composta di pulviscolo emesso nell'atmosfera in una zona molto vasta, quante persone con BPCO si possono riacutizzare e avere problemi, quindi sovraccarichiamo un reparto. Basta spesso un incidente in autostrada che coinvolge un pullman, gli sbarchi dei clandestini, in realtà che in questo momento dove lavoro io stiamo vivendo, perché sbarcano 600 alla volta, molti vengono da noi, quindi ci sovraccarichiamo senza preavviso spesso. E quindi per creare le maxi emergenze basta poco. Questo corso serve proprio a questo, il messaggio è questo: il professionista sanitario la sua opera non la rende solo all'interno dell'ospedale, ma è fondamentale che sappia coordinare anche eventuali situazioni di criticità che si possono presentare nel territorio, perché noi siamo in servizio coatto quando c'è una maxi emergenza. Non serve che ci chiami qualcuno, dobbiamo spenderci, perché con la nostra opera possiamo salvare molte vite, e questo è quello che ci deve insegnare questo corso. Introduco subito nel frattempo del sbrigo dei tempi tecnici, Graziella Licausi. Come vedete noi
siamo molto aperti, lanciamo anche qui un messaggio, chiunque si vuole accostare a noi per collaborare, relazionare eccetera eccetera, ben venga. Graziella è una studentessa del terzo anno del corso di laurea in infermieristica del Magna Grecia, sezione dei Riuniti, e relaziona a noi da tempo e noi con molto piacere accogliamo la sua manifestazione di interesse, anche perché ha delle capacità, adesso ve ne accorgerete. Di che cosa ci parlerà? Si fa molta confusione nella dialettica, perché un conto è la maxi emergenza, un conto è la catastrofe, un conto sono altri tipi di situazioni. Quindi è importante conoscere bene le definizioni per capire e calare i nostri comportamenti. La relazione di Graziella è intitolata Maxi emergenza e catastrofe, appunto definizioni e criteri di differenziazione. La parola subito a lei, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono io che devo ringraziare loro, perché se ogni volta mi coinvolgono in queste manifestazioni è per me sicuramente un'occasione di crescita ogni volta. Quindi io metto il mio, ma loro mettono molto più, sicuramente. Ora noi andiamo a parlare di maxi emergenza e catastrofe, non tanto per capire il significato teorico del termine, piuttosto perché se noi sappiamo quali sono i fattori determinanti e conseguenti anche ai diversi accadimenti, saremo sicuramente più preparati ad affrontarli. E la logica del no a me non può capitare, la dobbiamo mettere da parte, soprattutto perché il territorio nel quale siamo non ce lo permette. Una cosa che dobbiamo fare subito è una distinzione tra quello che è l'incidente individuale, che coinvolge pochissime persone in un territorio veramente ristretto, e quello che invece è l'argomento di oggi, cioè l'incidente maggiore o il disastro vero e proprio, cioè situazioni straordinarie che impongono anche dei comportamenti straordinari, che a tratti potrebbero sembrare anche disumani, ma è che qui c'è proprio un cambiamento di filosofia nel prestare soccorso. Si devono salvare il maggior numero di persone nel minor tempo possibile. Quindi non si può pensare a cosa devo fare, cosa non devo fare, bisogna essere preparati. Quanto più si è preparati, tanto meglio è. Qual è la cosa fondamentale in questi eventi? Cos'è che l'accomuna? Come aveva detto già Peppe poco fa, c'è un forte squilibrio tra quelle che sono le necessità, le richieste conseguenti all'evento e le risorse in termini di mezzi di soccorso che sono immediatamente disponibili. Invece una differenza sostanziale tra una maxi emergenza o evento maggiore e un disastro, dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista sanitario, è che nelle maxi emergenze i sistemi di soccorso non sono intaccati, perché ovviamente una maxi emergenza extraospedaliera avviene lontano dall'ospedale, quindi le strutture non sono intaccate. In una catastrofe invece può essere coinvolta proprio la struttura e quindi è incapacitato a funzionare il sistema dei soccorsi. Incidente maggiore, abbiamo detto maxi emergenza, sinonimo anche di catastrofe a effetto limitato. Abbiamo detto che le infrastrutture di soccorso non sono lese, c'è una limitata estensione temporale, i soccorsi di solito si articolano nell'arco di 12 ore, non di più. E poi, seppur tra parentesi, c'è un ridotto coinvolgimento di feriti. La cosa fondamentale è che nelle maxi emergenze il numero delle vittime per la severità dell'evento è minore o comunque uguale alla capacità di risposta. Infatti, grazie al principio di sussidiarietà, anche se si mettono in atto mezzi speciali che vengono da altri comuni, dalle province, comunque si riesce a vincere questo squilibrio e nell'arco di poco tempo. Diversi sono i criteri anche di classificazione degli incidenti maggiori. Si può fare una classificazione a seconda del numero delle vittime coinvolte e poi con un'ulteriore divisione a seconda che siano facilmente o difficilmente recuperabili. E quando le unità coinvolte superano le 100 e in più c'è una difficoltà nel recupero, già siamo sull'orlo di parlare di una catastrofe. Ovviamente la linea è sottile che separa un incidente maggiore da una catastrofe, però la difficoltà nel recupero già volge a favore di una catastrofe. E qui entra in gioco anche il concetto della posizione geografica, perché a volte è quello che rallenta i soccorsi stessi. Allora parliamo di catastrofe. La catastrofe ovviamente travalica le potenzialità di risposta delle strutture, perché appunto le stesse strutture potrebbero essere coinvolte nel disastro stesso, oppure perché le comunicazioni sono interrotte, la transitabilità stessa è interrotta. Più avanti vedremo in che senso la transitabilità. Poi il numero delle vittime sicuramente è maggiore, supera le 100 unità, ma questo non è un dato indicativo, non fa da linea di confine. E poi può avere un'estensione temporale superiore alle 24 ore, appunto, sia perché la posizione geografica non rende facile il recupero, sia perché l'estensione territoriale può essere veramente vasta.
Una classificazione per le catastrofi si basa sui fattori scatenanti, perché è importante in questi casi valutare il rischio evolutivo. Che significa? Noi siamo soccorritori, noi andiamo a prestare soccorso, ma non è detto che la causa del disastro non sia ancora attiva, quindi possiamo essere coinvolti. Allora cosa è fondamentale? Se noi capiamo qual è il fattore scatenante, noi sappiamo a quali rischi siamo esposti. Allora vediamo quali sono i fattori scatenanti e di conseguenza sapremo i rischi. Abbiamo catastrofi naturali, antropiche, sociali e conflittuali. Le naturali, ovviamente, nel momento in cui la natura raggiunge il suo limite di sopportazione si verifica un disastro, che può essere meteorologico, geologico, che so, le alluvioni, i terremoti, le eruzioni vulcaniche. Abbiamo alcuni esempi già citati poco fa, il Vajont, con l'alluvione del Vajont, il terremoto del Belice nel 68, il terremoto in Irpine. Poi abbiamo ancora i disastri sociali o da conflitto, atti terroristici e sommosse. E qui voglio un attimo portare l'attenzione a quello che è uno dei temi più attuali, cioè le migrazioni di massa. Questa è una vera e propria catastrofe sociale ed economica. Sociale ed economica perché sicuramente i rischi sanitari sono alti, si tratta di popolazioni che vengono da territori dove le malattie infettive tipo la scabbia, adesso stiamo tantissimo sentendo parlare di scabbia, sono malattie endemiche ormai. Quindi vengono a importarci queste malattie. Ci sono stati recentemente dei casi anche a Siracusa documentati dai giornali. Oppure perché anche economica? Perché la maggior parte di loro si dichiara priva di reddito, quindi per lo Stato italiano ha bisogno di sussidi, ha bisogno di assistenza sociale e sono tutti dei finanziamenti che escono dal circuito italiano, quindi impoverendolo. Ecco perché è una catastrofe sociale ed economica nello stesso tempo. Poi le catastrofi antropiche è tutto ciò che è connesso all'attività dell'uomo, un incendio, un'esplosione, per dire proprio l'uomo ci mette il suo zampino. Però nella maggior parte dei casi quando si verifica una catastrofe di questi tipi ci sono più cause concomitanti e predisponenti, scatenanti, acceleranti. Predisponenti ad esempio, l'abbiamo detto, siamo in un territorio attraversato dalla faglia di una zolla tettonica, proprio lo stretto di Messina è attraversato, ecco perché le continue sollecitazioni sismiche. E in più magari l'uomo va a costruire in un territorio molto argilloso, comunque poco stabile, cementifica territori che non potrebbe cementificare, di conseguenza nel caso di un evento sismico il danno sarebbe proprio dietro la porta, ecco perché il fattore accelerante. Quando invece più tipi dei disastri di cui abbiamo parlato si verificano in maniera conseguenziale, si parla di disastro conseguenziale ed è quello che è accaduto a Fukushima nel 2011. Allora ci fu un maremoto, vediamo se parte il video. Non parte il video. No, va bene. Ci fu un maremoto, ci fu un terremoto a pochissimi chilometri dalla costa. Cioè, circa 130 km, quindi pochissimo comunque, che ha provocato delle onde altissime che hanno distrutto villaggi, città, però la tragedia non terminò lì. Ci fu infatti successivamente ad un'onda di circa 10 metri il crollo di due delle quattro centrali radioattive, quindi ci fu nell'aria l'emissione di sostanze radioattive, quindi non fu tanto le vittime in quel momento oppure la distruzione delle infrastrutture di quel momento, il disastro portò delle sequele nel tempo, sia in termini di rallentamento della produttività, perché il territorio era distrutto, e per quanto a Fukushima possono essere all'avanguardia, comunque i danni erano imponenti, sia come sequele fisiche in chi era stato esposto alle sostanze radioattive. Ecco perché, dicevo io, è importante sapere distinguere gli eventi, perché chi sa quali sono i fattori scatenanti, chi sa quali sono le conseguenze, può essere preparato anche ad evitare dei rischi per lo stesso soccorritore stesso. Altra classificazione, abbiamo detto, a seconda del numero delle vittime e della configurazione geografica. E l'ospedale in tutto questo, che c'entra? Noi siamo sanitari. L'ospedale ha dei suoi piani, ha dei piani di emergenza intraospedaliera, dei piani per l'evacuazione e dei piani per accogliere un massiccio afflusso di feriti. Nel momento in cui c'è una maxi emergenza extraospedaliera, il numero delle vittime che arriverà al pronto soccorso ovviamente è maggiore rispetto a una giornata ordinaria. Di conseguenza c'è il PEIMAF, che è appunto un piano di emergenza per il massiccio afflusso di feriti. E se la stessa struttura invece è coinvolta e quindi è necessario abbandonare locali pericolanti, c'è un altro piano che è il PEIVAC, che è il piano per l'evacuazione. Ovviamente qui c'è da tenere in considerazione la tipologia dei pazienti, quindi
se è più rischioso abbandonare la struttura oppure aspettare all'interno della struttura i soccorsi stessi, però qui si apre un altro discorso perché riguarda sempre la tipologia dei pazienti. Ovviamente è chiaro, non c'è bisogno che lo dica io, la pianificazione, la stesura di un piano dipende tanto dalla struttura dove il piano viene redatto. Quindi che cosa è successo? La Regione Calabria, insieme al Ministero della Salute e alla Protezione Civile, ha redatto un documento che va a valutare alcuni degli ospedali della Calabria stessa, in particolare quello di Lamezia e quello degli Uniti di Reggio Calabria, per valutare sia l'esposizione degli stessi al rischio sismico, sia eventuali piani per migliorare la risposta nel caso di disastri. Sapete cosa è venuto fuori? È venuto fuori che dall'esame dello stato dell'ospedale del Uniti ci sono state evidenziate diverse lacune che hanno dimostrato che non è possibile e ragionevole soddisfare la richiesta di funzionalità per un evento sismico, e paradossalmente per la sua posizione geografica, perché sapete, ci si mette all'ospedale e poi si esce dall'ospedale da strade strettissime dove si affacciano palazzi di 7-8 metri. Ora, se c'è un evento sismico, anche se l'ospedale non sarà leso, non avrà problemi, se crolleranno quei palazzi, le vie di accesso e di fuga dall'ospedale saranno bloccate. Di conseguenza, no, mai, non capiti mai, ma se il danno, una maxi emergenza succede qui a Melito, da Reggio non potranno partire soccorsi, quindi è importante che siamo noi tutti preparati a superare, ad affrontare questi discorsi. E ripeto, ve l'ho detto all'inizio, la logica del meno a me non può capitare, è una logica da abbandonare, perché tutti siamo uomini, noi siamo niente rispetto al pianeta Terra dove abitiamo. Quindi l'unica cosa che possiamo fare è la prevenzione. Sembra una frase retorica, però è quello che possiamo fare. Se siamo preparati, sapremo affrontare qualsiasi cosa. Grazie per l'attenzione. Un ringraziamento unitamente a un complimento a Graziella. Lei ha fatto una relazione intrisa sia di contenuti che soprattutto di messaggi. Intanto, questo è un corso teorico pratico in cui questa mattina, come vedete, avranno luogo le esposizioni teoriche che poi saranno concretizzate nella pratica del primo pomeriggio. Un messaggio importante che ha lasciato Graziella è quello che lei ha detto: non si può pensare, bisogna agire il prima possibile per salvare più vite possibili. Non abbiamo il tempo di pensare. Quando ci sono le emergenze, questo lo insegniamo anche nei nostri corsi sull'emergenza, il nemico numero uno è il tempo. Più tempo perdiamo, più persone perdiamo. Ma noi come facciamo a essere celeri, a abbattere la velocità fra pensiero e tempo di esecuzione? Lo facciamo solo se siamo preparati, aggiornati e formati. Permettete, ci aggiorniamo e ci formiamo solo nell'ambito dei corsi. Quindi la scelta di fare questo corso è nata, ribadisco quello che ho detto prima, da molte esigenze. Cioè, abbiamo visto che se succede un'emergenza al nostro ospedale, purtroppo i soccorsi non possono partire e non possono arrivare all'ospedale, perché proprio logisticamente, geograficamente è situato male. Quindi allora, in un'eventuale situazione che auguriamo non si verifichi mai, del discriminante, chi è? Tra il successo e l'insuccesso, consentitemi di fare un parallelismo tra la vita e la morte. Il discriminante siamo noi, e siamo noi che possiamo essere un discriminante efficace ed efficiente se e solo se ci formiamo in maniera adeguata. Consentitemi di dire una cosa: i corsi che molti fanno, magari fate cose, l'ho fatte anch'io stanotte, non è, li facciamo tutti, però la vera formazione ha bisogno di un corso in cui io anche metto mano e visivamente vedo quello che faccio, perché l'emergenza non la posso apprendere dietro a una tastiera o dietro a un monitor. Quindi ognuno sceglie il tipo di formazione che vuole fare. Io la faccio mista, faccio i fatti e non ho fatto uno sport, anche se poi l'attestato gli è uscito che ci sarà 3 mesi dopo la scadenza del corso, quindi a marzo 2015. Ho speso 3 ore della mia notte, però l'attestato mi sbaglia. Quindi alla fine è sterile anche da questo punto di vista. E ringrazio nuovamente Graziella con un applauso come di tutti per la relazione che ha fatto. L'emergenza non è dominio di nessuno, l'emergenza deve essere praticata da tutti. Oggi, mentre venivo in macchina, ho dato un passaggio a un collega che ha detto che lavora in un centro d'accoglienza e ha praticato un BLSD
con le mani e col defibrillatore a un immigrato che è andato in arresto, una persona che abbiamo formato noi. Così come un ragazzo che abbiamo formato noi mentre andava a Roma a fare un concorso è stato capace di tenere in vita col massaggio cardiaco la persona che è la vittima, che l'ha avuto fino alla stazione successiva. Ma formate persone che poi vanno in giro e portano sfortuna. No. Formiamo persone che comunque vanno in giro e salvano delle vite. E questo per noi è motivo d'orgoglio. Per questo è l'emergenza. Enfatizzo l'ultima cosa che ha detto Graziella. Non possiamo pensare a me non può capitare. Adesso vengo alla mia relazione. Mi auto-introduco, per chi non mi conosce, mi chiamo Giuseppe Romeo, sono infermiere, sono il responsabile scientifico dell'Associazione Culturale Help. In questo momento lavoro al Policlinico di Messina, nella sala angiografica afferente al percorso Stroke Unit. Quindi ci occupiamo del trattamento degli stroke in una Stroke Unit di terzo livello, cosa che ancora a Reggio purtroppo non siamo riusciti ad arrivare perché hanno appena aperto quella di primo livello, dove si fa solo trombolisi, mentre noi predichiamo la trombectomia. La relazione che mi è stata assegnata verterà sul discorso legale. Ho detto quando abbiamo incontrato il corso, l'emergenza non è solo un obbligo morale e deontologico e civile, l'emergenza è un obbligo anche normativo e cercherò di approfondire questo. Allora, innanzitutto, che cos'è una grande emergenza? Già bene o male l'abbiamo vista. Una grande emergenza, maxi emergenze, sono eventi dannosi che colpiscono comunità umane sovvertendo il normale ordine delle cose. Quindi abbiamo già che nella maxi emergenza abbiamo un totale ribaltamento, un totale squilibrio tra le risorse a disposizione e il fabbisogno di assistenza e di salute che c'è. Quindi possono essere catastrofi, maremoti, terremoti, eccetera, eccetera. Purtroppo la nostra storia è ricca di questi episodi e per questo ci dobbiamo formare bene. Chi siamo noi? Noi, personale sanitario, non possiamo commettere un errore. L'errore principale che noi possiamo commettere è quello della errata o mancata attivazione della catena del soccorso. La catena dei soccorsi nelle maxi emergenze è una sequenza di dispositivi e strutture che consentono la gestione del complesso delle vittime di una catastrofe a effetto più o meno limitato, anche perché abbiamo varie tipologie di catastrofe. Le catene dei soccorsi, identificazione e delimitazione, comunque c'è anche questo decreto legge che parla dei criteri di massimo di organizzazione delle catastrofe. La catena del soccorso è una cosa principale, perché se io mi metto a fare BLSD, se io mi metto a soccorrere eccetera eccetera, ma non ho chiamato il soccorso avanzato, non appena io andrò a uno stancamento fisico o non appena i mezzi a disposizione che ho, che sono le mani, non è che cammino col defibrillatore dietro, perché abbiamo un defibrillatore purtroppo facilmente reperibile. Quindi in quel momento sono i soccorsi avanzati, la LS, che fa la differenza tra la vita e la morte. Quindi la catena del soccorso non è solo questa. La catena del soccorso e l'emergenza del singolo la conosciamo tutti, questa è la nostra slide del corso di BLSD. Allerta precoce, RCP precoce, defibrillazione precoce, trasporto appropriato, ospedale appropriato. La catena dei soccorsi in emergenza collettiva invece è tutta un'altra storia, va avanti perché già l'ha detto Peppe. La storia è fatta dall'allestimento di un ospedale che si sposta laddove c'è la necessità dell'assistenza, e questo è il posto medico avanzato, dove si crea la noria dei soccorsi. E qui ci deve essere l'integrazione, per esempio quando c'è stato l'incidente dell'aliscafo è stato allestito un posto medico avanzato al porto che interagiva con l'ospedale, però abbiamo visto, e purtroppo con tanto di carta canta, quindi un documento della regione che dice che se ci dovesse essere una catastrofe l'ospedale non è in grado di fare la sua funzione, quindi siamo noi che ci dobbiamo arrangiare sul territorio con le nostre mani. Ma andiamo alla responsabilità. Qua ho scritto, essendo infermiere, responsabilità infermieristica, ma con la 42 del 99 siamo tutti ugualmente professionisti sanitari, tutti autonomi e tutti responsabili. Le maxi emergenze impongono all'infermiere e al professionista sanitario a confrontarsi con un'enorme richiesta di problematiche sanitarie, sia per numero che per gravità. Adesso quando ci saranno dopo gli attori simulatori della Croce Rossa vedrete quali sono, però mi pare che una decina di casi, 10-15 casi circa, ma ci sono casi di una gravità enorme nella quale saper scegliere
tu dentro, tu fuori, tu prima, tu dopo, col grande fabbisogno e con la grande situazione che c'è, guardate che ci vuole molta formazione e molto coraggio per fare determinate scelte. Per fronteggiare adeguatamente tali evenienze sono necessarie varie cose. Intanto la formazione professionale. Se abbiamo il BLS, il BBLSD, perché il bambino non è un piccolo adulto, saper fare il BLS nell'adulto non significa necessariamente saperlo fare sul bambino, per questo sono due corsi distinti e separati, perché il bambino non è un piccolo adulto, il bambino è un mondo a sé stante, fatto di misure, fatto di accuratezze completamente differenti. E nell'emergenza non abbiamo certo un'emergenza che colpisce solo gli adulti, solo i bambini. L'emergenza prende tutti, grandi, piccoli, anziani, donne incinte, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo essere formati in maniera globale, olistica, per saper fronteggiare il bisogno di salute della collettività, quindi di tutte le situazioni che possono sfavorire. E soprattutto c'è anche un altro discorso, avere delle abilità empatiche e delle abilità psicologiche. Tutti sappiamo cos'è lo stress post-traumatico, chi ha visto la morte con gli occhi, su sé o su altri, se non ha le risorse psicologiche per saper fronteggiare questa evenienza, si può portare a casa questi traumi che si manifestano nel tempo anche fino a 20 anni dopo, perché si rivive costantemente quell'attimo di panico, e quindi è necessario nell'emergenza avere anche abilità non solo teorico-pratiche come questo corso, ma anche psicologiche, e questo, consentitemi, è anche un carisma che devono avere le persone. La responsabilità, la figura cardine nella, come dire, nella distribuzione dei codici di gravità è il triagista. Triage è una parola che deriva dal francese, trier, scegliere. Anticamente nelle guerre hanno elaborato questa tecnica perché hanno visto che in base alle varie tipologie di feriti che c'erano, attribuendo un codice di priorità si riuscivano a salvare un maggior numero possibile di persone. Quindi da qui è nato il triage, appunto la parola scegliere. Che cosa si sceglie? Si attribuisce un codice di priorità. Nelle maxi emergenze il codice rosso, che in ospedale dove c'è una situazione ordinaria passa per primo, nelle maxi emergenze col protocollo START il codice rosso viene lasciato per ultimo. Io prima salvo chi può camminare. Si passa da un'offerta assistenziale qualitativa a un'offerta assistenziale quantitativa, perché quando c'è una sproporzione tra fabbisogno e risorse devo andare sulla quantità. Quindi il triagista nell'emergenza, per esempio c'è un master in infermieristica per coordinamento delle maxi emergenze, serve proprio a questo, a formare anche disaster manager, cioè a formare delle figure competenti che possono fare il discriminante quando inavvertitamente sul territorio si formano delle maxi emergenze e scaturiscono così da un momento all'altro, perché l'emergenza non avvisa mai. Elabora quindi che cos'è un codice di gravità, è l'attribuzione quasi di una diagnosi, perché io devo identificare il codice, il quadro clinico di quella persona e in base a questo dire tu passi, tu non passi. Nelle maxi emergenze questo è molto difficile, non mi soffermo perché le relazioni successive parleranno anche di questo. Però che cosa succede nelle maxi emergenze? Allora, io sono un professionista sanitario, se non intervengo parliamo qui dal punto di vista tecnico della legge di che cosa sono passibile, quantomeno di omissione. Non è perché non sono in servizio, non devo intervenire. Sappiate che un professionista sanitario risponde col triplo della pena rispetto a un civile del reato di omissione. Il reato di omissione è ascrivibile al codice penale. Denuncia penale uguale sospensione dall'albo senza stipendio. Condanna penale, vengo radiato dall'albo. Se vengo radiato dall'albo a Reggio non è che vado e mi iscrivo a Messina o in Valle d'Aosta, vengo radiato sul territorio nazionale e con le nuove norme sul territorio europeo. Quindi tanto vale che mi apro un negozio o un'officina, perché ho smesso di essere un professionista sanitario. Quindi posso fare questa scelta, la scelta di non intervenire perché dico magari non lo so, ma noi non possiamo dire non lo so perché siamo professionisti. Abbiamo affrontato un percorso formativo che ci ha portato ad essere tali, quindi non possiamo non sapere.
anche perché ormai i giudici, in molti casi dicono, non poteva non sapere. La stessa cosa vale per noi nell'emergenza, noi non possiamo non sapere. Seconda configurazione, io sono professionista, sono cosciente che devo sapere, però non so fare benissimo, mi lancio, mi avvento a fare qualcosa che non sono formatissimo a fare. Ora, perché io sono in emergenza? Rispondo o non rispondo di quello che faccio? Esiste quella situazione in cui dico vabbè, ma tanto eravamo in emergenza, se ha sbagliato non pago, paga meno perché ero in emergenza. Adesso vediamo questo. Appunto, nelle maxi emergenze l'errore si paga? Punto interrogativo. Intanto errare humanum est, sbagliamo tutti, sia nell'ordinario che nell'emergenza. Talvolta si possono commettere degli errori anche gravi. Ora con la Colcam, questo è l'esempio, non sentitemi ogni tanto scherzando si impara. Ora questo non accadrà più, speriamo. Però degli errori abbastanza banali, quindi sbagliamo e talvolta facciamo, torniamo seri, anche errori grossi. Errori che, l'errore, questo è il discorso della nave Concordia, l'errore di una persona ne fa affondare 5.000. Spesso accade anche questo. O possiamo fare degli errori che talvolta, come diceva Gianni Rodari, gli errori possono essere piacevoli, vedi per esempio la Torre di Pisa. Esistono tanti tipi di errori, ma alla fine, nell'emergenza, questi errori li paghiamo o no? Esiste l'articolo 54 del codice penale, status di necessità, ovvero il privilegio terapeutico. Che cosa dice? Che quanto è più grave la minaccia alla vita del paziente, tanto meno è necessario in primis il consenso informato. Perché anche noi quando arrivano i codici rossi non è che facciamo il consenso informato per il mezzo di contrasto, andiamo di stato di necessità. Tanto meno la presenza di danno causato o lesione causata dal soccorritore. Quindi quando aumenta la gravità scendono un pochino le responsabilità, proprio perché in virtù dell'emergenza. Però c'è un fatto, in emergenza noi rispondiamo sempre e comunque degli errori che facciamo, non perché siamo in emergenza non rispondiamo. E c'è il caso di un medico in una maxi emergenza verificata, se mi pare nel Paresoro. Lui si è messo a rianimare una persona, è stato messo in disciplinare perché il codice rosso andava lasciato per ultimo. Lui si è difeso dicendo che la persona l'ha salvata, però gli hanno detto quante persone avresti potuto salvare, infatti è andato in disciplinare. La situazione è questa, in emergenza dobbiamo sempre e comunque sapere essere efficaci e efficienti, perché rispondiamo anche se siamo in emergenza, anche se c'è l'articolo 54. Eccolo qui, non è punibile chi abbia commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o gli altri dal pericolo di un danno grave alla persona, pericolo non volontariamente causato né altrimenti evitabile. Quindi maggiore la gravità della situazione, minori sono le responsabilità ascrivibili a chi fa il proprio soccorso. Sono minori ma ci sono sempre, il messaggio della mia relazione è questo. Non perché siamo in emergenza è lecito sbagliare, ma se vogliamo essere seri professionisti dobbiamo essere bravi nel difficile, non bravi nell'ordinario, nella catena di montaggio. Lì sono magari bravi tutti. Il vero professionista è colui il quale sa rendere efficacemente il proprio servizio in qualunque condizione, anche nelle emergenze e nelle maxi emergenze. Il messaggio che vogliamo lasciare è questo: per arrivare al successo non possiamo stare a guardare. Tutti possiamo fare la differenza nel salvare una vita, e io so che voi lo sapete proprio perché siete qua, perché avete aderito a fare questo corso, non ci siamo fermati dietro le tastiere del computer. Quindi la formazione è acquisire conoscenze che servono a migliorarsi e a salvare gli altri, non è un mero conteggio del numero di crediti che abbiamo. La formazione è questa, e noi lo stiamo facendo grazie alla vostra presenza che riscontriamo sempre più precisa, appassionata e numerosa. Quindi un applauso ve lo fate da soli in questo caso per essere qua, quindi grazie a voi.
introduco subito a collega Domenico Salvatore. Domenica Salvatore, lei si è laureata anche lei qua a Reggio all'ospedale Riuniti col canale di Catanzaro, la quale ci intratterrà con una relazione dal titolo Scenario e catena dei soccorsi, strutture, allestimento e collocazione spazio-temporale. Abbiamo parlato del posto medico avanzato, della noria dei soccorsi, eccetera, eccetera. Però adesso vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come vengono collocati nello spazio-tempo. Scusatemi per la mia voce assente, però purtroppo siamo questi. Prego, buongiorno a tutti, mi sa che mi hai contattato con la voce. Allora, andiamo a parlare di quella che è l'attivazione della catena dei soccorsi. Perché se c'è una cosa davvero importante in una maxi emergenza è la giusta attivazione della catena dei soccorsi. Attivare la catena dei soccorsi in modo adeguato e sapere cosa dobbiamo fare quando bisogna attivare una catena dei soccorsi significa portarci in vantaggio rispetto alla soluzione del problema, quindi rispetto a salvare tutte le vite umane che possiamo salvare. Qual è il principio basilare della medicina delle catastrofi? L'hanno già detto i colleghi, lo ripetiamo, è quello di evitare l'aggravamento della situazione che già c'è, è quello di limitare il numero delle sequele, quindi delle vittime, e di limitare anche i danni che possono aggiungere alle persone, danno di ordine fisico, danno di ordine psicologico, ed è anche quello di consentirci di raggiungere il nostro risultato nel più breve tempo possibile. La catena dei soccorsi è una catena ha uno standard ben preciso, non c'è niente di improvvisato. Quello che hanno già detto i colleghi e che ci preme ripetere è che comunque abbiamo la necessità di sapere quello che dobbiamo fare e farlo bene. La catena dei soccorsi, adesso vedremo in quali fasi si articola, quando noi attiviamo un soccorso, i soccorritori sanno già quello che devono fare in modo preciso. Noi dobbiamo sapere come attivare i soccorsi e dobbiamo fare la nostra parte nell'attivare la catena dei soccorsi. Andiamo a vedere strettamente come attiviamo la catena dei soccorsi. Mi hanno fatto queste slide che non ci vedo niente. Allora, intanto stabiliamo quali sono i punti di riferimento. Ci sono delle fasi che vengono attivate durante la catena dei soccorsi. Una prima fase che può essere quella dell'improvvisazione, una seconda fase che è quella della ricognizione, una terza fase dove abbiamo la settorializzazione, adesso andremo a vedere esattamente cosa stiamo parlando, e poi andiamo a vedere cosa sono il posto medico avanzato e il centro medico di evacuazione. Quando abbiamo due tipi di catene di soccorsi, le catene semplici e le catene complesse. Per quanto riguarda le catene semplici, sono quelle catene che vengono attivate in una catastrofe di dimensione più contenuta e prevedono l'attivazione del soccorso con un posto medico avanzato, quindi una noria di soccorsi che parte da dove si è verificato l'evento, trasporta i feriti al posto medico avanzato e poi dal posto medico avanzato saranno dislocati in un ospedale, nell'ospedale più opportuno, non nell'ospedale più vicino. Per quanto riguarda invece la catena dei soccorsi complessa, tra il posto medico avanzato, quindi resta fermo il punto la noria di evacuazione, tra il posto medico avanzato e il dislocamento in ospedale è necessario costituire un centro medico di evacuazione. In questo centro medico di evacuazione vedremo poi cosa viene fatto esattamente. Dicevamo, ci sono diverse fasi. La prima fase è quella dell'allarme, è il presupposto imprescindibile affinché il soccorso riesca. Chi riceve l'allarme? L'allarme viene ricevuto dalla centrale operativa del 118. Quando noi chiamiamo il 118 o chiunque chiama il 118 per segnalare un'emergenza, il 118 ci farà delle domande. Non dobbiamo pensare in questa fase, noi da sanitari dobbiamo saperlo, ma purtroppo è capitato anche che degli infermieri si arrabbiassero soltanto per il fatto che chiamano e dicono sono un collega, mandami un'ambulanza. È normale che l'operatore del 118 deve farci un certo tipo di domande per comprendere che tipo di mezzo deve mandare, per comprendere qual è la situazione davvero, perché è sua la responsabilità di fare intervenire i soccorsi nel modo più adeguato. Quindi i primi a ricevere la chiamata saranno quelli del 118, della centrale operativa, che valuteranno la situazione e eventualmente manderanno i mezzi necessari. Tra il momento della fase dell'allarme, che è un momento insomma un po' più caotico, e le varie successive fasi di soccorso vero e proprio, ci sono delle fasi, abbiamo detto. L'improvvisazione è la prima fase, ci troviamo in un
nel centro di una catastrofe, è ovvio che quello che succede sfugge dal controllo. Noi come personale sanitario, se ci troviamo nel centro di una catastrofe, oltre ovviamente ad avvisare i soccorsi come prima fase, la cosa più importante che dobbiamo fare è dobbiamo essere in grado di mantenere la calma per noi stessi e per gli altri. Dobbiamo essere in grado di non farci prendere dal panico, che detto qui seduti mentre ascoltiamo è molto facile, ma immaginatevi trovarvi in uno scenario dove ci sono persone che gridano, e altri che sono volati, un po' di tutto, mamme che gridano per i loro bambini. La situazione diventa molto più problematica, è molto più difficile mantenere la calma. Una cosa importante che possiamo fare per mantenere la calma è quella di individuare delle persone che possono aiutarci a contenere la folla e possono aiutarci nelle prime manovre di ricognizione. Difatti la seconda fase successiva è quella della ricognizione. Quando saranno mandati dei mezzi da parte del 118, inizieranno a intervenire anche i mezzi di soccorso, quindi avremo la protezione civile, avremo i vigili del fuoco, avremo la polizia, avremo una serie di figure che intervengono per la ricognizione. Generalmente le ricognizioni in caso di catastrofi vengono effettuate dall'alto, quindi a mezzo di elicotteri, ma può esserci anche una ricognizione fatta da terra. Bisogna soltanto comprendere il tipo di emergenza che ci troviamo a fronteggiare. La settorializzazione è la suddivisione dell'area che è stata colpita dalla catastrofe, dall'emergenza, in delle aree ben delimitate, e in delle aree e le successive aree settorializzate verranno suddivise a loro volta in cantieri. Questo perché? Perché ci consente di inviare ad ogni area un team di soccorso e ci consente di non lasciare scoperta nessuna area. Non possiamo andare, mandarli, spargerli, andate e fate quello che potete. Non funziona così, perché così rischieremo di trovarci 50 persone che soccorrono le persone nell'area più vicina, e nell'area più lontana, dove potrebbero potenzialmente esserci ancora un numero maggiore di vittime, non ci arriva nessuno. Quindi bisogna che il soccorso sia ben pianificato. Successivamente all'integrazione, l'altra fase non meno importante è quella dell'integrazione. Integrazione perché? Dicevamo prima, vengono coinvolte in un soccorso, vengono coinvolte diverse figure, non abbiamo soltanto la figura dell'infermiere o del medico o del personale sanitario in genere, ci sono comunque i vigili del fuoco, ci sono comunque la polizia, la protezione civile, i soccorritori anche che si improvvisano, quelli che hanno buona volontà di dare una mano. Se noi riusciamo a cooperare con queste figure e riusciamo a interagire e a integrarci con queste figure, ne avremo solo da guadagnare per il nostro soccorso. È inutile che l'infermiere va a fare il lavoro che è del vigile del fuoco, non sta facendo niente, non dobbiamo fare gli eroi, dobbiamo concretizzare quello che sappiamo. Quindi l'infermiere farà l'infermiere, il vigile del fuoco farà il vigile del fuoco, nessuno sta prendendo il posto all'altro e viceversa. Dicevamo prima, allora abbiamo delle postazioni che si rivelano essenziali in un momento di soccorso. Quali sono queste postazioni? La prima, la più importante, è il centro medico, il posto medico avanzato. Cos'è il posto medico avanzato e come si costituisce? Dove si costituisce e come vi si accede? Il posto medico avanzato è situato vicino al sito della catastrofe, ma deve essere, per quanto vicino al sito della catastrofe, deve trovarsi anche in un posto che sia abbastanza sicuro dal rischio evolutivo. Questo significa che se io c'è stata un'esplosione e devo costituire un posto medico avanzato, devo tenere conto che possono esserci delle esplosioni successive nello stesso sito, e quindi tenere il posto medico avanzato abbastanza vicino al posto, ma abbastanza al sicuro dal pericolo, in modo che non rischiamo di peggiorare la situazione. Come viene apportato? Generalmente viene apportato con delle tende autogonfiabili, in modo che la cosa sia molto veloce. Possono essere anche usate delle strutture preesistenti, se sono sicure, delle scuole, delle caserme. E poi una cosa importante, devono essere segnalati. Il posto medico avanzato verrà segnalato con un'apposita segnaletica stradale. Deve essere vicino a dei punti di snodo, a delle strade, in modo che le ambulanze non abbiano il problema da dove devo passare per accedere al posto medico avanzato o per accedere dal posto medico avanzato all'ospedale. Cosa si fa nel posto medico avanzato? Intanto vi è l'accettazione dei feriti. I feriti subiscono brutto, vengono triagiati, dicevamo prima, sul campo.
secondo il protocollo START, generalmente, come diceva Peppe, e che poi vedrete più avanti ci sarà una relazione apposta per questo, quindi i feriti vengono triaggiati sul posto e vengono inviati al posto medico avanzato in base al triage che viene effettuato sul campo. Una volta giunti sul campo però il triage viene riproposto in una maniera più similare a quella a cui siamo abituati nell'ambito ospedaliero, quindi suddividendo i pazienti sempre come codice colore, ma iniziando a trattare e a stabilizzare i pazienti più gravi. Bisogna comprendere che ci sono delle aree ben distinte in un posto medico avanzato. E vengono formati una specie di capannoni, giusto per intenderci e farci capire, dove ci sono delle quattro aree ben distinte e separate. C'è un'area di triage dove, quindi dicevamo, i pazienti vengono risottoposti a triage, vengono triaggiati nuovamente e quindi verranno accompagnati qui da una cartella clinica, una cartella clinica semplificata, una scheda che servirà ad accompagnarli in ospedale, dove verrà messo dove è stato ritrovato il paziente e come in che condizioni si trovava quando è stato recuperato e in che condizioni si trova mentre viene dimesso dal posto medico avanzato per accedere all'ospedale. Poi c'è una seconda area, l'area delle emergenze assolute, i codici rossi. In quest'area vengono trattati soltanto i codici rossi, quindi le persone che sono in pericolo di vita. C'è un'altra area che è quella delle urgenze relative. Qui si adopereranno per trattare i codici verdi. I codici verdi sono le persone che sono più o meno autosufficienti, non hanno subito gravi danni, ma una cosa importante è che qui c'è anche una prima forma di supporto psicologico per questo tipo di vittime, perché ricordiamoci che la catena dei soccorsi si deve attivare non solo per limitare le sequele fisiche, ma anche per limitare le sequele psicologiche. Infine vi è una quarta area che è quella dei deceduti. Purtroppo non possiamo nasconderci e sperare che non muoia nessuno. Se c'è una catastrofe, se c'è una massa emergenza, qualche morte ci sarà. Serve ovviamente affrontare anche un'area separata dal resto dove possiamo collocare le vittime in modo che restino separati dal resto del contesto. Una parentesi va fatta nel caso, per esempio, in cui diceva Graziella, ci sono degli incidenti nucleari, delle fughe radioattive, delle fughe chimiche, verranno prestabilite delle aree apposite, dette aree di decontaminazione, dove non sarà più l'infermiere a intervenire, ma sarà proprio personale qualificato per la decontaminazione. Successivo al posto medico avanzato c'è il centro medico di evacuazione. Cos'è il centro medico di evacuazione? È una postazione che si trova esattamente tra il posto medico avanzato e l'ospedale. Perché può rendersi necessario costituire un centro medico di evacuazione? Oltre a dare una collocazione ai feriti più precisa rispetto a quella che potrebbe fare il posto medico avanzato nel caso di una massa emergenza davvero importante, perché ricordiamoci che il centro medico avanzato viene attivato soltanto in caso di catene di soccorsi complesse. Quindi oltre a dare una destinazione, una collocazione più precisa, ci consente di intervenire fisicamente sul paziente, addirittura con dei veri e propri interventi chirurgici. Cioè, vedete, sono state allestite delle vere e proprie sale operatorie all'interno di situazioni di questo genere. Questo perché se abbiamo un paziente con un'imponente emorragia, se abbiamo un paziente con una qualunque problematica davvero grave e sappiamo che non farà in tempo ad arrivare all'ospedale, lì il centro medico di evacuazione ci consente di intervenire su questo paziente per poter tentare quantomeno di salvargli la vita. Da questa breve carrellata che abbiamo fatto riguardo la catena dei soccorsi, spero di essere riuscita a farvi comprendere delle cose. Intanto il soccorso va pianificato, non può essere improvvisato, quindi ognuno di noi deve sapere cosa deve fare per poter far funzionare tutto, perché tutto parte da quando telefoniamo. Ci deve essere un'adeguata formazione per questa, l'adeguata formazione da parte nostra, adeguata formazione da parte del personale che riceve la chiamata, da parte di chi si ritrova sulla scena come soccorritore e anche come vittima. Ci deve essere la collaborazione, non siamo persone, ognuno non può fare di testa sua, perché se c'è qualcuno che prende, ci sono i coordinatori che poi intervengono sul campo, se abbiamo un coordinatore non possiamo fare di testa nostra, non siamo più bravi. Non dobbiamo sentirci quelli che vogliono a tutti i costi fare le cose bene, dobbiamo collaborare, la cosa migliore che possiamo fare in quel momento è collaborare. E l'altro elemento che si è potuto notare è che dobbiamo essere tempestivi, prima attiviamo il soccorso, più è possibile che la riuscita sia migliore. Ricordiamoci, Peppe ha parlato prima
di quelle che sono la normativa riguardo al soccorso. Ricordiamoci che non abbiamo solo una normativa, abbiamo anche un impegno nei confronti dei cittadini, perché tutti noi conosciamo il patto infermiere cittadino. Nel patto infermiere cittadino ci impegniamo a prestare il nostro soccorso con competenza, con abilità e con umanità. Questo significa che se vogliamo prestare un soccorso veramente avanzato dobbiamo farlo con tutte queste caratteristiche. Grazie. Allora, siamo l'America, come tutti gli altri relatori per la loro opera. Siamo in pausa, ricominciamo alle 11:15. Io tempo che mi faccio un aerosol, voi prendete il caffè, quindi potete usufruire del ticket per il caffè. 11:15 ricominciamo, grazie.